Allora, Beatrice Pepe di Ultima Generazione. Grazie. Ci metterà al corrente delle loro iniziative. Grazie. Ciao, io sono Beatrice e vi parlo a nome dell'Ultima Generazione. L'Ultima Generazione, per chi non la conoscesse, è un gruppo di persone che ha fatto una scelta di disobbedienza civile non violenta. Disobbedienza civile significa uscire dalla legalità, significa vivere la scomunità, significa fare una scelta che non è facile, fare una scelta che non è divertente, fare una scelta che le persone che fanno parte dell'Ultima Generazione hanno ritenuto necessario. Io ho 23 anni, ho migliaia di euro di multa sulle spalle, ho multiple denunce, ho svariati fogli di via, questo perché ho fatto una scelta di resistenza civile. E a me piace evidenziare il fatto che ho 23 anni, perché forse avete notato quanto piace infantilizzare lì fuori, quanto piace dire a questi ragazzi. E io vorrei far notare il fatto che nessuno si ferma a guardare il fatto che io ho 23 anni, e che a 23 anni dovrei essere da tutt'altra parte. A 23 anni io sono a prendere delle denunce perché sono stati prima di me decenni di azione. Quindi vi guardo e vi vorrei chiedere: perché siamo diventate così passive? Perché siamo diventate così cieche? Quando noi abbiamo rinunciato al diritto e alla speranza di cambiare le cose, quante petizioni avete firmato? Quante marce autorizzate? A quante marce autorizzate avete partecipato? Io mi chiedo perché, ancora una volta, anche in questi spazi, facciamo un sacco di parole, ci diciamo un sacco di parole e non parliamo di azione. Non è più il tempo delle parole. E io sinceramente vorrei anche evidenziare il fatto che non dobbiamo parlare di crisi climatica, perché non è un problema, perché è una crisi che contiene tutte le altre crisi, perché la crisi climatica è una crisi economica, perché quest'anno ad agosto si è stimato che abbiamo perso 6 miliardi di euro in agricoltura, perché è una crisi che fa esplodere il conflitto sociale, perché è una crisi che metterà di nuovo ricchi sempre di meno contro i poveri, perché è una crisi che, come abbiamo visto in Emilia Romagna, ancora gli mancano i soldi, e i soldi per ridare all'Emilia Romagna li hanno presi dal taglio del reddito di cittadinanza. Perché nelle Marche da anni per 5 miliardi ne hanno stanziato 400 milioni, gli hanno dato 40 milioni alle Marche, all'Emilia Romagna ne hanno dato ancora zero. È una crisi economica, è una crisi politica, è uno Stato che ha deciso deliberatamente di non difendere la maggior parte dei suoi cittadini, perché lo Stato sapeva, perché Exxon, che è una delle maggiori compagnie petrolifere, sapeva che saremmo andati in questa direzione negli anni 70, quindi Eni lo sapeva, quindi lo Stato italiano lo sapeva, e nessuno ha fatto niente, e lo Stato italiano tramite Cassa e Prestiti è il principale azionario di Eni. Noi abbiamo delle spese militari pagate con le nostre tasse, che sono fatte per difendere le industrie Eni all'estero, in Africa ad esempio, colonialismo. Io mi chiedo perché noi non parliamo di queste cose, perché non parliamo del fatto che l'Italia, tramite le nostre tasse, paga circa 42 miliardi di euro l'anno di sussidi ambientalmente dannosi. L'Italia ci sta portando verso la morte, il nostro governo, il nostro Stato ci sta portando verso la morte. E noi non possiamo stare qui a parlarne, non è più il tempo di parlarne, purtroppo. Io vi devo guardare e vi devo dire cosa facciamo, perché è bello scambiarsi idee, è bello, è assolutamente arricchente, ma non basta, perché non c'è tempo. Perché abbiamo visto cosa è successo in Libia una settimana fa, abbiamo visto cosa è successo in Italia a luglio, un paese devastato, nel sud avevamo 48 gradi, cavi elettrici che si scioglievano, al nord abbiamo avuto gli uragani. Io mi chiedo perché ancora non stiamo facendo. Ogni anno succedono, soprattutto nel sud del mondo, tra le 2 e le 5 rivoluzioni, ovvero persone comunissime a cui si accende una scintilla, e quella scintilla è: mi farò male, sì, ma mi farò più male se non farò niente. Citavano Marx, ve lo cito anch'io Marx, proletariati che non hanno niente da perdere se non le proprie catene. Io mi chiedo perché ancora noi non ci stiamo muovendo. Ultima Generazione fa azione di disobbedienza civile e porta avanti una richiesta, che è quella del fondo di riparazione. Il fondo di riparazione è un fondo di 20 miliardi che sia preventivo, ovvero che i soldi ci siano già da prima, partecipato, ovvero che i cittadini scelgano, e permanente, ovvero che quei soldi ci siano sempre. Questo per permettere il minimo, ed è assolutamente poco, perché Coriello, che è un ricercatore del CNR, ha stimato che tra il 2011 e il 2021 abbiamo avuto danni all'economia di 50 miliardi. E noi stiamo chiedendo 20 miliardi, che sono assolutamente pochissimi se pensiamo che Eni l'anno scorso ha fatto dei bonus di 20 miliardi, sono pochissimi. Creiamo un fondo di 20 miliardi perché domani le persone che perdono la casa possiamo essere noi, domani le persone che la macchina viene distrutta dalla grandinata potremmo essere noi. E noi abbiamo bisogno di avere questa richiesta, noi abbiamo bisogno che lo Stato si prenda cura dei suoi cittadini, e abbiamo bisogno di ricordarci che la crisi climatica non è uno dei problemi, la crisi climatica è il problema, ed è la crisi che contiene tutte le altre crisi dentro, perché ripeto, è economica, è politica, è sociale,
Questo farà esplodere la forbice delle differenze, questo porterà la gente in strada arrabbiata, non sarà una rabbia razionale che può incanalare in una marcia autorizzata, sarà una rabbia irrazionale, sarà la rabbia di chi non ha il cibo, la rabbia di chi non ha acqua, la rabbia di chi dovrà fare a botte fra di loro, mentre ancora una volta lo Stato tutela i ricchi, perché lo Stato ancora una volta sta tutelando i ricchi. Quindi io vi chiedo, bello scambiarsi parole, bello scambiarsi idee, è arricchente, ma cosa facciamo? E voi forse mi potrete rispondere, non tutte possono fare le azioni, non tutte possono rischiare la propria vita. E io vi rispondo, io ho 23 anni e non avevo assolutamente intenzione di fottermi la vita. Non avevo alcuna intenzione di avere la fine penale sporca ed essere bollata come criminale dal mio Stato. Assoluta. Oggi a Milano c'è stato un blocco stradale, ha partecipato Carmen, 74 anni. La cosa si sta allargando, le persone si stanno arrabbiando e stanno capendo che hanno un potere, perché io ho un potere, perché voi avete un potere, perché noi insieme abbiamo un enorme potere. A Berlino, l'ultima generazione fa parte di una rete, della rete 22, ovvero progetti di disobbedienza civile non violenta che sono in vari paesi. A Berlino l'ultima generazione è nata da una sola persona che si è arrabbiata perché la propria università pagava nel fossile e quindi un giorno ha deciso con gli estintori andare a brattarla da sola. Il giorno dopo le hanno scritto 15 persone, hanno organizzato un primo blocco, adesso Berlino ha più di 2000 arrestati. Ha contato, cioè non sono in carcere, ma comunque ha contato più di 2000 persone che sono fatte arrestare per l'ultima generazione tedesca. Quindi le cose si muovono, quindi muoviamoci anche noi e supportateci anche voi, perché è bello avere il supporto passivo, è bello ricevere le persone che dicono forza l'ultima generazione, come siete bravi, come siete belli, ma non è abbastanza, perché per ogni voce che non urla, la mia deve urlare più forte. Per ogni persona che non scende in strada, io devo scendere in strada due volte, devo prendermi altre denunce. Quindi io vi chiedo di unirci, vi chiedo di aiutarci, che non è il bravi o di invitarci nei posti, ma è il venire in strada con noi. Non volete venire in strada, è il supporto economico, perché ne abbiamo bisogno e non ci basta il supporto passivo. Non so se volete aggiungere qualcosa, se no io... Beatrice, noi il supporto cerchiamo di darlo come possiamo. Per esempio, abbiamo elaborato diversi punti di mobilitazione e di lotta, che è la Carta di Roma che abbiamo distribuito. Vi chiedo l'umiltà e la pazienza di leggere, perché quello che possiamo fare non è sufficiente andare per strade e scontrarsi con la polizia. Dobbiamo sapere che dobbiamo fare in maniera immediata, quotidiana, continuata. Ci sono degli obiettivi, prendeteli in considerazione. Senza degli obiettivi ravvicinati, cioè non possiamo urlare dicendo che la questione climatica, tra l'altro non è solo climatica, è il collasso della biosfera, comprende tante altre cose che non solo il clima, l'esaurimento delle risorse, eccetera. Allora, non è sufficiente urlare questa denuncia, bisogna indicare, se vogliamo, che le cose non si esauriscono in uno scontro di piazza e in mobilitazione di protesta, ma continuano e crescono e diventano un movimento politico di massa. Dobbiamo avere degli obiettivi ravvicinati in grado di entusiasmare le persone. Guardate questo documento che noi lo pubblicheremo e aspettiamo anche i vostri suggerimenti. Mi scrivete e se volete aggiungere degli altri punti dopo averlo letto. Grazie Piero. No, mi permetto di aggiungere, diciamo, che per chi ha qualche anno di distanza, o meglio, qualche anno in generale, il problema delle forme di lotta è un problema, diciamo, di cui si è discusso molto già in passato e di cui si continua a discutere, diciamo, e non è un problema secondario, insomma, però come dire, è un problema su cui dovremmo confrontarci tutti quanti, insomma, perché ci sono posizioni evidentemente diverse, ma abbiamo tutti uno scopo comune, insomma, fondamentalmente.